Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. La prossima magia in ordine alfabetico sarebbe suggestione di massa, ma non ha senso parlarne se non parliamo della sua versione singola, quindi cominceremo questa settimana in grande spolvero con la magia suggestione. Magia mi risulta nata in prima Advanced, oggi ammaliamento di secondo livello disponibile a bardo, stregone, mago e warlock. Si lancia in un'azione componenti verbale e materiale e niente somatica, ma ricordiamo che comunque abbiamo bisogno di una mano per accedere alla nostra borsa di componenti o focus. Suggeriamo una sequenza di attività limitata a una frase o due e influenziamo magicamente una creatura che possiamo vedere che sia entro il raggio che è di 9 metri e che sia in grado di ascoltare e capire il suggerimento. Le creature che non possono essere affascinate sono immuni a questo effetto. Il suggerimento deve essere formulato in modo da sembrare ragionevole. Chiedere alla creatura di fare qualcosa di evidentemente autolesionistico mette immediatamente fine all'incantesimo. Il bersaglio deve quindi fare un tiro salvezza sulla saggezza. Se fallisce, segue il suggerimento al meglio delle sue abilità. La sequenza di azioni suggerita può essere eseguita in maniera continuativa per tutta la durata dell'incantesimo, che è legata alla nostra concentrazione ma può arrivare a ben 8 ore. Ma quando ciò che abbiamo suggerito è compiuto, la magia finisce. Possiamo inoltre specificare una condizione di innesco per il nostro suggerimento, in modo che esso venga eseguito non subito ma all'avverarsi di una certa situazione. Infine, se danneggiamo noi o i nostri alleati il bersaglio, la magia finisce. Testo molto interessante, questa magia si posiziona negli ammaliamenti, a metà strada fra la categoria delle magie di charm e quelle di dominazione. Non ha la potenza, ignoranza e crudeltà di una magia di dominazione, in particolare rispetto ad essa il principale limite è il fatto di dover formulare il nostro suggerimento in sole due frasi e non poter cambiare programmi in seguito. La suggestione è anche meno discreta di una dominazione, perché dobbiamo pronunciare fisicamente il suggerimento in maniera che la creatura lo percepisca. Infine, il soggetto suggestionato non è in alcun modo legato a noi telepaticamente. Se si allontana da noi, tutto quello che possiamo sapere su di lui è se a un certo punto la magia finisce, il che, se manteniamo la concentrazione, può avvenire nel caso in cui il soggetto abbia finito di seguire il suggerimento, ma anche nel caso in cui il soggetto muoia o la magia venga dissolta, e noi non abbiamo modo di distinguere queste circostanze molto diverse fra loro. Un altro limite importante della magia è la ragionevolezza del suggerimento, la cui valutazione ricade sul master, il quale potrebbe essere a sua volta non molto ragionevole o richiedere un po' di indagine o studio sul bersaglio. Va detto anche che il suggestionato deve solo seguire il nostro consiglio, per il resto è totalmente padrone di se stesso e niente gli impedisce di continuare a fare quello che vuole, prima, durante e dopo averlo seguito, il che da una parte può essere anche un vantaggio, che può aiutare a rendere discreto l'effetto, specialmente se lo dilazioniamo con una qualche condizione di innesco. Parlando di discrezione, facciamo caso al fatto che per lanciare questa magia noi dobbiamo vedere il bersaglio e il bersaglio ci deve sentire, ma non necessariamente vedere. Quindi se riusciamo a somministrargli il nostro consiglio non visti, il suggestionato ricorderà solo di aver sentito una voce o un sussurro e non sarà in grado di accusarci direttamente. La magia ha anche dei seppur modesti vantaggi rispetto a una dominazione. Anzitutto è di livello molto più basso e non è limitata da uno specifico tipo di creatura, purché la creatura riesca a comprenderci. E questa è una delle poche cose del gioco che dà meccanicamente valore al numero di lingue che conosciamo. Inoltre, a differenza di una dominazione, ma anche di uno charm, anche se la magia non può essere lanciata su soggetti che non possono essere affascinati, non impone la condizione affascinato, il che significa che sì, non avremo i vantaggi che ci dà questa condizione se afflitta un nemico, ma dall'altro canto, effetti che rimuovono o sopprimono la condizione affascinato, come la magia a calmare emozioni, non hanno alcun effetto su questa magia, e condizioni che danno vantaggio al tiro salvezza per non essere affascinati, come la capacità del livello 6 del bardo, non si applicano a questo tiro salvezza. Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dal fatto che il tiro salvezza fallisca o riesca, il bersaglio non sa di essere sotto l'effetto di una magia, e in questo caso, a differenza di Charm, non lo saprà neanche dopo. Quindi, se quello che gli o le suggerite di fare non è troppo strano, la cosa potrebbe anche passare totalmente sotto silenzio. La magia purtroppo non è in alcun modo aumentabile, ma ha le caratteristiche per poter essere raddoppiata da uno stregone.
Addirittura, leggendo le cose alla lettera, possiamo dare un suggerimento diverso a ciascun bersaglio. Le altre metamagie applicabili sono un po' tutte, in realtà, tranne quella del danno perché non fa danno. Escludere la componente verbale, inoltre, è possibile, ma inutile, perché in ogni caso dobbiamo parlare come parte dell'incantesimo, e se la vittima non può sentirci, la magia non funziona. Detto questo, un giocatore ingegnoso amerà suggestione fra le magie conosciute del proprio stregone, principalmente per la sua ampia possibilità di utilizzo in tutti i pilastri. Non è particolarmente scomoda da lanciare, neanche in combattimento, specialmente se aumentiamo il raggio, e può togliere di mezzo un nemico dal combattimento facendolo fuggire o indugiare o indurlo a fare qualcosa di ragionevole ma che sappiamo andare a pro nostro. Insomma, una magia, a mio modo di vedere, veramente affascinante e che può portare giocate di alto livello ai nostri tavoli, specialmente in campagne investigative e cittadine, ma non solo. Ma ci vuole un po' di fantasia nell'usarla, nel formulare il suggerimento e anche un po' di disponibilità da parte del master. Prima di chiudere, vediamo finalmente la sua versione di massa, che è addirittura di livello 6, disponibile alle stesse classi. Si distingue dalla versione di livello 2 per il fatto che il raggio è di 18 metri, la durata è 24 ore senza concentrazione e i bersagli sono fino a 12, che devono però seguire lo stesso singolo suggerimento. Il resto della magia è un copia e incolla, se non per il fatto che questa versione invece è aumentabile, incrementando la durata della magia fino a 10 giorni con uno slot di livello 7, 30 giorni con uno slot di livello 8, un anno e un giorno con uno slot di livello 9. Anche in questo caso la magia ha enormi spazi di utilizzo, anche in combattimento. L'aumento della durata per le versioni superiori suggerisce invece la sua applicazione in ambiti più strategici e a un lungo termine. L'assenza del vincolo della concentrazione permette di tenere più suggestioni di massa attive contemporaneamente, e questo aumenta notevolmente le nostre potenziali capacità di controllo. Potremmo prendere le redini di intere nazioni, suggestionando le persone chiave nei palazzi del potere, a fare poche, singole, ma significative azioni in nostro favore. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.